di Luigi Pirandello, La Giara. Piena anche per gli olivi quell'annata. Piante massaie, cariche l'anno avanti, avevano raffermato tutte a dispetto della nebbia che le aveva oppresse sul fiorire. Lo zirafa, che ne aveva un bel giro nel suo podere delle quote a prima sole, prevedendo che le 5 giare vecchie di coccio smaltato che aveva in cantina non sarebbero bastate a contenere tutto l'olio della nuova raccolta, ne aveva ordinata a tempo una sesta più capace a Santo Stefano di Camastra, dove si fabbricavano. Alta a petto d'uomo, bella, panciuta e maestosa, che fosse delle altre 5 la badessa. Neanche a dirlo aveva litigato anche col fornaciaio di là per questa giara e con chi non la attaccava, donna lo zirafa, per ogni non nulla, anche per una pietruzza caduta dal murello di cinta, anche per una festuca di paglia, gridava che gli sellassero la mula per correre in città a fare gli atti. Così, a furia di carta bollata ed onorari agli avvocati, citando questo, citando quello e pagando sempre le spese per tutti, si era mezzo rovinato. Dicevano che il suo consulente legale, stanco di vederselo comparire davanti 2 o 3 volte la settimana, per levarselo di torno gli aveva regalato un libricino come quelli da messa. Il codice, perché si scappasse a cercare da sé il fondamento giuridico alle liti che voleva intentare. Prima tutti coloro con cui aveva da dire, per prenderlo in giro, gli gridavano «Se l'ha della mula!» Ora invece «Consultate il Calepino!» E Don Lolo rispondeva «Sicuro e vi fulmino tutti, figli d'un cane!» Quella giara nuova, pagata 4 onze ballanti e sonanti, in attesa del posto da trovarle in cantina, fu allogata provvisoriamente nel pavimento. Una giara così non si era mai veduta. Allogata in quell'antro, intafato di mosto e di quell'odore acre e crudo che cova nei luoghi senza aria e senza luce, faceva pena. Da 2 giorni era cominciata l'abbacchiatura delle olive e Don Lollò era su tutte le furie perché, tra gli abbacchiatori e i mulattieri venuti con le mule cariche di concime da depositare a mucchi sulla costa per la favata della nuova stagione, non sapeva più come spartirsi, a chi badar prima. E bestemmiava come un turco e minacciava di fulminare questi e quelli se un'oliva, che fosse un'oliva, gli fosse mancata, quasi le avesse contate tutte a una sugli alberi, o se non fosse ogni mucchio di concime della stessa misura degli altri. Col cappellaccio bianco, in maniche di camicia, spettorato, affocato in volto e tutto sgocciolante di sudore, correva di qua e di là, girando gli occhi lupigni e stropicciandosi con rabbia le guance rase su cui la barba prepotente rispuntava quasi sotto la raschiatura del rasoio. Ora, alla fine della terza giornata, 3 dei contadini che avevano abbacchiato, entrando nel palmento per deporvi le scale e le canne, restarono alla vista della bella giara nuova spaccata in due, come se qualcuno con un taglio netto, prendendo tutta l'ampiezza della pancia, ne avesse staccata tutto il lembo davanti. Guardate, guardate, chi sarà stato? Oh mamma mia! E chi lo sente a Don Lolò? La giara nuova, peccato! Il primo, più spaurito di tutti, propose di raccostar subito la porta e andar via zitti zitti, lasciando fuori, appoggiate al muro, le scale e le canne. Ma il secondo, siete pazzi, con Don Lollò? Sarebbe capace di credere che gliel'abbiamo rotta noi. Fermi con tutti. Uscì davanti al palmento e facendosi portavoce delle mani chiamò: Don Lollò,
Ah, Don Lollò! Eccolo là sotto la costa con gli scaricatori del concime, gesticolava al solito furiosamente, dandosi di tratto in tratto con ambo le mani una rincalcata al cappellaccio bianco. Arrivata talvolta, a forza di quelle rincalcate, a non poterselo più strappare dalla nuca e dalla fronte. Già nel cielo si spegnevano gli ultimi fuochi del crepuscolo e tra la pace che scendeva sulla campagna con le ombre della sera e la dolce frescura, avventavano i gesti di quell'uomo sempre più infuriato. Don Lollò! Ah, Don Lollò! Quando venne su e vide lo scempio, parve volesse impazzire. Si scagliò prima contro quei tre, ne afferrò uno per la gola e lo impiccò al muro gridando: «Sangue della Madonna, me la pagherete!» Afferrato a sua volta dagli altri due, stravolti nelle facce terrigne e bestiali, rivolse contro se stesso la rabbia furibonda. Sbatacchiò a terra il cappellaccio, si percosse le guance, pestando i piedi e sbraitando a modo di quelli che piangono un parente morto. «La giara nuova, 4 onze di giara, non incignata ancora!» Voleva sapere chi gliel'avesse rotta, possibile che si fosse rotta da sé. Qualcuno per forza doveva averla rotta, per infamità o per invidia. Ma quando? Ma come? Non si vedeva segno di violenza che fosse arrivata rotta dalla fabbrica, ma che suonava come una campana. Appena i contadini videro che la prima furia gli era caduta, cominciarono a esortarlo a calmarsi. La giara si poteva sanare, non era poi rotta malamente. Un pezzo solo, un bravo conciabrocche l'avrebbe rimessa su, nuova. C'era giusto zia Dima di Casi che aveva scoperto un mastice miracoloso di cui serbava gelosamente il segreto, un mastice che neanche il martello ci poteva quando aveva fatto presa. Ecco, se Don Lollò voleva, domani, alla punta dell'alba, zia Dima di Casi sarebbe venuto lì e in 4 e 48 la giara, meglio di prima. Don Lollò diceva di no a quell'esortazione, che era tutto inutile, che non c'era più rimedio, ma alla fine si lasciò persuadere e il giorno appresso, all'alba, puntuale, si presentò a Primosole zia Dima di Casi con la cesta degli attrezzi dietro le spalle. Era un vecchio sbilenco, dalle giunture storte e nodose come un ceppo antico d'olivo saraceno. Per cavargli una parola di bocca ci voleva l'uncino. Muzzichia o tristezza radicate in quel suo corpo deforme, o anche sconfidenza che nessuno potesse capire e apprezzare giustamente il suo merito di inventore non ancora patentato. Voleva che parlassero i fatti, zia Dima di Casi. Doveva poi guardarsi davanti e dietro perché non gli rubassero il segreto. «Fatemi vedere codesto mastice», gli disse per prima cosa Don Lollò, dopo averlo squadrato a lungo con diffidenza. Zia Dima negò col capo, pieno di dignità. «All'opera si vede, ma verrà bene?» Zia Dima posò a terra la cesta, ne cavò un grosso fazzoletto di cotone rosso, logoro e tutto avvoltolato. Prese a svolgerlo pian piano, tra l'attenzione e la curiosità di tutti, e quando alla fine venne fuori un paio d'occhiali col sellino e le stanghe rotte o legate con lo spago, lui sospirò e gli altri risero. Zia Dima non se ne curò. Si pulì le dita prima di pigliare gli occhiali, se le inforcò, poi si mise a esaminare con molta gravità la giara tratta sull'aia e disse: «Verrà bene, col mastice solo però, mise per patto lo zirafa, non mi fido, ci voglio anche i ponti». «Me ne vado», rispose senz'altro zia Dima, rizzandosi e rimettendosi la cesta dietro le spalle.
Don Lollò lo acchiappò per un braccio. Dove? Messere porco, così trattate? Ma guarda un po' che aria del Carlo Magno. Scannato miserabile pezzo d'asino. Ci devo mettere olio io là dentro e l'olio trasuda. Un miglio di spaccatura col mastice solo. Ci voglio i punti, mastice e punti. Comando io. Zidima chiuse gli occhi, strinse le labbra e scosse il capo. Tutti così. Gli era negato il piacere di fare un lavoro pulito, filato coscienziosamente a regola d'arte e di dare una prova della virtù del suo mastice. Se la giara disse non suona di nuovo come una campana, non sento niente, lo interruppe Don Lollò. I punti, pago mastice e punti. Quanto vi devo dare? Se col mastice sole... Cazzica, che testa, esclamò lo zirafo. Come parlo? Ho detto che ci voglio i punti. Ci intenderemo al lavoro finito. Non ho tempo da perdere con voi. E se ne andò a badare ai suoi uomini. Zidima si mise all'opera gonfio d'ira e di dispetto. E l'ira e il dispetto gli crebbero a ogni foro che praticava col trapano nella giara e nel lembo staccato per farvi passare il filo di ferro della cucitura. Accompagnava il frullo della saettella con grugniti a mano più frequenti e più forti, e il viso gli diventava più verde dalla bile e gli occhi più aguzzi e accesi di stizza. Finita quella prima operazione, scagliò con rabbia il trapano nella cesta, applicò il lembo staccato alla giara per provare se i fori erano a ugual distanza e in corrispondenza tra loro, poi con le tenaglie fece del fil di ferro tanti pezzetti quanti erano i punti che doveva dare e chiamò per aiuto uno dei contadini che abbacchiavano. «Coraggio, Zidima!» gli disse quello vedendogli la faccia alterata. Zidima alzò la mano a un gesto rabbioso, aprì la scatola di latta che conteneva il mastice e lo levò al cielo, scotendolo come per offrirlo a Dio, visto che gli uomini non volevano riconoscerne la virtù. Poi col dito cominciò a spalmarlo tutto in giro al lembo staccato e lungo la spaccatura, prese le tenaglie e i pezzetti di fil di ferro preparati avanti e si cacciò dentro la pancia aperta della giara, ordinando al contadino d'applicare il lembo alla giara, così come aveva fatto lui poc'anzi. Prima di cominciare i punti, «Tira!» disse dall'interno della giara al contadino. «Tira con tutta la tua forza! Vedi se si stacca più! Malanno a chi non ci crede! Picchia, picchia! Suona sì o no come una campana? Anche con me qua dentro? Va, va a dirlo al tuo padrone. Chi è sopra comanda, Zidima, sospirò il contadino, e chi è sotto si danna. Date i punti, date i punti. E Zidima si mise a far passare ogni pezzetto di fil di ferro attraverso i due fori accanto, l'uno di qua e l'altro di là della saldatura. E con le tenaglie ne attorceva i due capi. Ci volle un'ora a passarli tutti. I sudori giù a fontana, dentro la giara, lavorando, si lagnava della sua mala sorte e il contadino di fuori a confortarlo. «Ora aiutami a uscirne», disse alla fine Zidima. Ma quanto larga di pancia, tanto quella giara era stretta di collo. Zidima, nella rabbia, non ci aveva fatto caso. Ora, prova e riprova, non trovava più modo a uscirne. E il contadino, invece di dargli aiuto, eccolo là, si torceva dalle rise. Imprigionato, imprigionato lì, nella giara da lui stesso sanata, e che ora non c'era via di mezzo per farlo uscire, doveva essere rotta da capo e per sempre. Alle risa, alle grida, sopravvenne Don Lollò. Zidima dentro la giara era come un gatto inferocito.
Fatemi uscire, urlava. Corpo di Dio, voglio uscire, subito, datemi aiuto. Don Lolo rimase dapprima come stordito, non sapeva crederci. Ma come? Là dentro? Se cucito là dentro, s'accostò alla giara e gridò al vecchio. Aiuto? E che aiuto posso darvi io? Vecchiaccio stordito, ma come? Non dovevate prendere prima le misure? Su, provate fuori un braccio, così. E la testa, su, no, piano. Che giù, aspettate, così no, giù, giù. Ma come avete fatto? E la giara adesso? Calma, 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 si mise a raccomandare tutto intorno, come se la calma stessero per perdere gli altri e non lui. Mi fuma la testa, calma, questo è caso nuovo. La mula, picchiò con le nocche della dita sulla giara, suonava davvero come una campana. Bella, rimessa a nuovo. Aspettate, disse al prigioniero. Va a sellarmi la mula, ordinò il contadino, e grattandosi con tutte le dita la fronte, seguitò a dire tra sé: ma vedete un po' che mi capita. Questa non è giara, questo è ordigno del diavolo, fermo, fermo lì. E accorse a reggere la giara in cui Zidima, furibondo, si dibatteva come una bestia in trappola. Caso nuovo, caro mio, che deve risolvere l'avvocato? Io non mi fido. La mula, vado e torno, abbiate pazienza. Nell'interesse vostro. Intanto, piano, calma, io mi guardo i miei e prima di tutto, per salvare il mio diritto, faccio il mio dovere. Ecco, vi pago il lavoro, vi pago la giornata, 5 lire, vi bastano? Non voglio nulla, gridò Zidima, voglio uscire. Uscirete, ma io intanto vi pago. Qua, 5 lire. Le cavò dal taschino del panciotto e le buttò nella giara. Poi domandò premuroso: avete fatto colazione? Pane e companatico subito. Non ne volete? Buttatelo ai cani. A me basta che ve l'abbia dato. Ordinò che gli si desse, montò in sella e via di galoppo per la città. Chi lo vide credette che andasse a chiudersi da sé al manicomio. Tanto e in così strano modo gesticolava. Per fortuna non gli toccò di fare anticamera nello studio dell'avvocato, ma gli toccò d'attendere un bel po', prima che questo finisse di ridere quando gli ebbe esposto il caso. Dalle risa si stizzì. Che c'è da ridere, scusi? A Vossignoria non brucia, la giara è mia! Ma quello seguitava a ridere e voleva che gli rinarrasse il caso com'era stato per farci su altre risate. Dentro, si era cucito dentro. E lui Don Lollò che pretendeva? Tenerlo là dentro? Tenerlo là dentro per non perderci la giara? Ce la devo perdere? Domandò lo zirafa con le pugna serrata. Il danno e lo scorno? Ma sapete come si chiama questo? Gli disse infine l'avvocato. Si chiama sequestro di persona. Sequestro? E chi l'ha sequestrato? Esclamò lo zirafa. Se sequestrato lui da sé, che colpa ne ho io? L'avvocato allora gli spiegò che erano due casi. Da un canto lui, Don Lollò, doveva subito liberare il prigioniero per non rispondere di sequestro di persona. Dall'altro, il conciabrocche doveva rispondere del danno che veniva a cagionare con la sua imperizia o con la sua storditaggine. Ah, rifiatò lo zirafa, pagandomi la giara? Piano, osservò l'avvocato, non come se fosse nuova, badiamo. E perché? Ma perché era rotta, oh bella. Rotta? No signore, ora è sana,
meglio che sana, lo dice lui stesso. E se ora torno a romperla, non potrò più farla risanare. Già era perduta, signor avvocato. L'avvocato gli assicurò che se ne sarebbe tenuto conto, facendogliela pagare per quanto valeva nello stato in cui era adesso. Anzi, gli consigliò, fatela stimare avanti da lui stesso. «Bacio le mani», disse Don Lollò andando via di corsa. Di ritorno, verso sera, trovò tutti i contadini in festa attorno alla giara abitata. Partecipava alla festa anche il cane di guardia, saltando e abbaiando. Zitima si era calmato, non solo, ma aveva preso gusto anche lui alla sua bizzarra avventura e ne rideva con la gaiezza mala dei tristi. Lo zirafa scostò tutti e si sporse a guardare dentro la giara. «Ah, ci stai bene!» «Però ne al fresco», rispose quello. «Meglio che a casa mia!» «Piacere! E intanto ti avverto che questa giara mi costò 4 onze, nuova. Quanto credi che possa costare adesso?» «Ma con me qua dentro?» domandò zi Dima. I villani risero. «Silenzio!» gridò lo zirafo. «Delle due l'una. O il tuo mastice serve a qualche cosa o non serve a nulla. Se non serve a nulla tu sei un imbroglione. Se serve a qualche cosa, la giara, così com'è, deve avere il suo prezzo.» «Che prezzo? Stimala tu.» Zi Dima rimase un pezzo a riflettere, poi disse: «Rispondo. Se lei me l'avesse fatta conciare col mastice solo, come io volevo, io, prima di tutto, non mi troverei qua dentro e la giara avrebbe su per giù lo stesso prezzo di prima.» Così sconciata, con questi puntacci che ho dovuto darle per forza di qua dentro, che prezzo potrà avere? Un terzo di quanto valeva, sì e no. «Un terzo?» domandò lo zirafa. «Un'onza e 33? Meno sì, più no.» «Ebbene», disse Don Lollò, «passi la tua parola e dammi 1 onza e 33. «Che?» fece zi Dima, come se non avesse inteso. «Rompo la giara per farti uscire», rispose Don Lollò. «E tu», dice l'avvocato, «me la paghi per quanto l'hai stimata, 1 onza e 33. «Io pagare?» sghignò zi Dima. «Vossignoria scherza. Qua dentro ci faccio i vermi.» E tratta di tasca, con qualche stento, la pipetta intartarita, l'accese e si mise a fumare, cacciando il fumo per il collo della giara. Don Lollò ci restò brutto. Quest'altro caso che zi Dima ora non volesse più uscire dalla giara, né lui né l'avvocato lo avevano previsto. E come si risolveva adesso? Fu lì per ordinare di nuovo la mula, ma pensò che era già sera. «Ah, sì», disse, «ti voglio domiciliare nella mia giara. Testimoni tutti qua, non vuole uscirne lui per non pagarla. Io sono pronto a romperla. Intanto, poiché vuole stare lì, domani io lo cito per alloggio abusivo e perché mi impedisce l'uso della giara.» Zi Dima cacciò prima fuori un'altra boccata di fumo, poi rispose placido: «No, signore, non voglio impedirle niente io. Sto forse qua per piacere. Mi faccio uscire e me ne vado volentieri. Pagare neanche per scherzo, vossignoria.» Don Lollò, in un impeto di rabbia, alzò un piede per addentare un calcio alla giara, la abbrancò invece con ambo le mani e la scrollò tutta, fremendo. «Vede che mastice!» gli disse zi Dima. «Pezzo da galera!» ruggì allora lo zirafa. «Chi l'ha fatto il male, io o tu? E devo pagarlo io? Muori di fame là dentro! Vedremo chi la vince!» E se ne andò, non pensando alle 5 lire che gli aveva buttato la mattina dentro la giara. Con esse, per cominciare, zi Dima pensò di far festa quella sera insieme con i contadini che, avendo fatto tardi per quello strano accidente, rimanevano a passare la notte in campagna, all'aperto, sull'aia.
Uno andò a fare le spese in una taverna lì presso. A farla apposta c'era una luna che pareva fosse raggiornata. A una certa ora Don Ollò, andato a dormire, fu svegliato da un baccano d'inferno. S'affacciò a un balcone della cascina e vide sull'aia, sotto la luna, tanti diavoli. I contadini ubriachi che, presisi per mano, ballavano attorno alla giara, Zidima là dentro cantava a squarciagola. Questa volta non poté più reggere Don Ollò. Si precipitò come un toro infuriato e, prima che quelli avessero tempo di pararlo, con uno spintone mandò a rotolare la giara giù per la costa. Rotolando, accompagnata dalle risa degli ubriachi, la giara andò a spaccarsi contro un olivo e la vinse Zidima.